Dopo la prima sconfitta stagionale in campionato sul campo del Modena, la capolista Virtus Lanciano si rituffa con grinta e determinazione nel sogno della Serie A al Biondi contro il Siena, reduce dal pareggio beffa al Franchi contro il Cittadella. Una squadra, quella di Beretta, sempre propositiva e che sicuramente saprà dare fastidio alla granitica difesa rossonera. Ma sì, è una squadra che chiaramente basta guardare un po' i nomi per capire il potenziale offensivo che ha, sia dai tiri dalla distanza, dalle palle inattive, come quei giocatori che hanno fatto gol in categoria superiore, quindi è chiaro che questo sappiamo, no? che insomma, nella gara ci possono essere delle insidie che vengano anche da giocate singole, però io quello che ho detto ai ragazzi, quando si affrontano queste partite ci vuole comunque un gran sano rispetto dell'avversario, però anche la consapevolezza di ciò che noi possiamo mettere in campo, che è la cosa più importante. Queste le possibili formazioni: Virtus Lanciano, Sepe tra i pali, De Col, Trostamente e Mamarella in difesa, Di Cecco, Minotti e Casarini a centrocampo, Piccolo, Plasmati e Tiam in avanti. Il Siena scenderà in campo con un 4-3-3, La Manna, Angelo, Morero, Della Fiore e Grillo in difesa, Pulsetti, D'Agostino e Giacomazzi a centrocampo, Rosina, Parucci e Giannetti in avanti. Allenatore Beretta.